back in ETV. Ciao amici di Balconi TV Trieste, il presentatore Baffutto ritorna per presentare questo artista che ha portato il sole, Porfirio Rubirosa e la sua ricetta contro il male. Porfirio Rubirosa. Ho letto la cronaca nera, una moglie trucidata, il marito l'ammazzata, hanno detto alla radio, tutto deflagrata nello stadio, una grossa bomba a mano, di sicuro è un talebano, per fortuna il mondo occidentale ha la sua ricetta contro il male, la fiaccolata, tutta quanta la cittadinanza è invitata. I partecipanti non siano troppo in pena, saranno a casa per cena. Di notizie su Regeni, i TG ne sono pieni, troppi indizi più che tanti, sul capo degli ambulanti han postato sulla rete l'ossessione di quel prete. Confessare ogni bambino in ginocchio e a capochino, per fortuna il mondo occidentale ha la sua ricetta contro il male, la fiaccolata, tutta quanta la cittadinanza è invitata, i partecipanti non siano troppo in pena, saranno a casa per cena. Le prime pagine oggi son piene di quel clochard bruciato col cherosene. Accender ceri non sembra opportuno. Chi se ne frega non lo nota nessuno la fiaccolata. Tutta quanta la cittadinanza invitata. I partecipanti non siano troppo in pena. Saranno a casa per cena. È Porfirio Rubirosa, direttamente da San Donà, giusto? Ciao Luca, ciao, ciao carissimo. Sì. Allora, ha portato il sole Porfirio, perché tra l'altro hai appena finito una partita di tennis. Sì, com'è andata? Ti chiedo benissimo, è andata bene, scusami per il ritardo, perché avevano quelli prima avevano cominciato tardi e poi non hanno tirato il campo. Comunque sono veramente felice di essere qui oggi. Ci speravo tanto che ci fosse il sole, perché io ti devo confessare una cosa. Sì, dimmi. Io, da quando sono nato, il mio sogno fin da piccolo era quello di essere qui su questo palco, e ce l'ho fatta. Da 15 anni, quando hai iniziato la tua carriera, dove cioè, no? Anche prima, sai, anche prima. Anche quando andavo in giro col triciclo, per me era importante essere qui con te, e ce l'ho fatta. Per me non è un punto di partenza, questo è un punto di arrivo. Forse smetterò. Basta, smetti. Sì. Dopo Balconi TV, smette. Su Balconi TV Trieste. Trieste. Quindi, caro Porfirio, i nostri amici di Balconi TV ci chiedevano la tua tecnica della limonata a spatola e spatoletta, scusa. Vedi, perché devi sapere che io ho una Bandard Lemonade, quindi insomma, mi sono ispirato un po' a te anche. Guarda, vedi. E quindi spiegaci questa tecnica. Addirittura ce ne sarebbe anche una terza. Allora, la limonata può essere a rotazione, che è quella classica con in senso orario o antiorario, quella spatoletta invece ha un movimento da sinistra a destra o viceversa. Esiste anche quella, diciamo, più
più tecnica ancora, che è la cosiddetta limonata a pressione. A pressione. Quella invece, diciamo, preme verso l'esterno. Comunque, in ogni caso, se volete avere maggiori informazioni, sappiate che il mio numero di telefono lo potete tranquillamente trovare in tutti i bagni delle ragazze. Perfetto. E quindi, insomma, andate a vedere anche soprattutto dal vivo Porfirio con il suo gruppo, che si chiama 60.000 Tanta, giusto? Se ti sei fermato un po'. Adesso mi accompagno con una band che si chiama l'Orchestra delle Carabattole. Suoniamo tutti strumenti costruiti con oggetti del vivere quotidiano, per cui, che ne so, al posto di un contrabbasso c'è un secchio di lata capovolto con un manico di scopa e una corda da bucato, oppure la washboard, la tavola, quella, diciamo, per lavare i panni, utilizzata a mo' di batteria. Tutta una serie, insomma, di idee trovate più o meno conosciute, insomma, per dare un sound diverso, un sound un po' particolare. Io spero che abbiate voglia di venire a vederci, oppure di vedere anche le mie esibizioni da solo, come quella di oggi. Potete trovare qualche informazione in più sulla mia pagina Facebook, che è facebook.com/PorfirioRubirosaMusic. E invece a livello di dischi, di canzoni, dove si possono trovare? Anche questa qua che hai appena eseguito, i tuoi CD dove si trovano? Allora, li potete trovare a Sandona di Piave, in via Trento numero 6, che è casa mia. Ecco, però in alternativa ovviamente li potete trovare sui digital store, insomma, le solite cose. Ottimo, quindi... Tanto non compra dischi più nessuno. Ma come no? Almeno vengono a vederti dal vivo, dai. Sì, dai, lo spero. Li grazie per Porfirio. E se non vieni tu, vengo a casa tua. Assolutamente, assolutamente. Okay. Grazie per questa chiacchierata. Grazie a voi, grazie agli amici. Grazie a Balconi TV Trieste per la ospitalità fantastica. E, insomma, mi casa es tu casa, per cui la prossima volta venite voi sul mio balcone. Music with a view. Balconi TV.